Ciao, sono Marco Firino e svolgo la professione di tatuatore da ormai più di 30 anni. Ho aperto il primo studio a Genova. Ho sempre lavorato in ambito artistico come grafica, illustrazione, quadri, filmati, fotografie e ho insegnato per 20 anni al liceo artistico. Come dicevo, sono stato il primo tatuatore genovese e tanta gente mi onora dell'appellativo di pioniere e francamente non me lo sento, no? Nel senso, è vero, di fatto è vero, sono stato un pioniere soprattutto a Genova e in Italia, ma è la sensazione mia, la bella vissuta, è stata quella di essere nel posto giusto al momento giusto, di avere trovato le situazioni giuste, di averle cercate, di aver girato il mondo in vari studi per capire com'era questa arte, questa tecnica. Gli inizi di questa avventura del tatuaggio italiano, genovese e italiano sono stati per me molto divertenti ed era una frontiera inesplorata ed era un qualcosa da scoprire giorno dopo giorno. Come dire, andare a cercare in giro per il mondo le possibilità, il come fare, le tecniche, gli strumenti e capire anche un po' non tanto la filosofia ma la psicologia, no? del tatuaggio, dei tatuatori e dei clienti che arrivavano. È importante per chi inizia, io credo, conoscere la propria storia, le proprie radici, da dove si proviene, ed è importante conoscere il disegno. Conoscere il disegno e soprattutto avere un amore per quello che si fa e ricercare non tanto la perfezione, ma piuttosto l'eccellenza. Salvador Dalí diceva, con una frase provocatoria, diceva: non ricercate la perfezione perché non la raggiungerete mai. Io sono d'accordo. Sono però d'accordo sul fatto che ognuno di noi può esprimere se stesso nella propria eccellenza. Secondo me un tatuatore deve avere delle caratteristiche imprescindibili, che sono appunto l'amore per il lavoro piuttosto che per il business, la ricerca dell'eccellenza personale e la conoscenza tecnica del mestiere. Auguro a tutti gli studenti dell'Accademia un percorso che sia proficuo, che sia di ricerca personale soprattutto e di acquisizione tecnica.